Ciao, ho dei miei acquistini a Quistoni a Bologna. Allora, sono stata alla Kiko e ho preso un po' di cosine. Allora, ho preso il nail polish che dice senza acetone, sarà l'odore uguale. Comunque vi farò sapere se è un pochino più delicato sulle unghie. Questo mi pare l'ho pagato 3,95. Ho comprato uno smalto. Pagato 3,90, questo è un bellissimo colore, mi piace tanto. È una via di mezzo tra un grigio e un rosa antico. Molto molto carino, non è tanto coprente, è quello che indosso. E queste sono due mani. È molto shimmer, con molti brillantini, comunque di quelli che piace a me. Poi ho preso una matita, che è la Precision Highline Pencil, la numero 301, è marrone. Questo l'ho provato, scrive molto bene, devo provarla all'interno dell'occhio, vi saprò dire. Questo l'ho pagata, mi pare, 4,20 euro. Poi ho comprato due rossetti, questo che è il 388 e è questo. Ora sembra molto più scuro di quello che in realtà sembra un rosso, ma è un rosa molto intenso, molto bello. E questi sono i creamy lipstick. Ce li ho già usati molte volte. Mi trovo molto bene perché sono molto morbidi, coprenti. Hanno un profumo buonissimo che sa di biscotti, mi piace tanto. Questo è un altro creamy lipstick, che è il 396, che è il mio preferito in assoluto. Che è questo bellissimo color nudo, a me piacciono da morire i colori nudi. E questo è un nudo appena appena rosato, molto bello. E questi li ho pagati 3,90. Poi ho comprato due ombretti da 3 euro, che sono questo numero 33, che è un grigio, abbastanza opaco, e questo rosa 19, è un rosa appena appena molto delicato, quasi un rosa baby. Poi ho comprato due bellissimi color sphere, questo blu è praticamente un blu argento, e questo è il numero 24. Questi li ho pagati 5,90, bello, molto pigmentato, un sacco di glitter argento, molto bello, l'ho già usato, bagnati sono uno spettacolo. E questo, che è praticamente un verde bosco, con riflessi oro, molto bello, e è il numero 37, anche questo l'ho usato, bagnato, assurdi, troppo belli. Ok, e questi sono i miei acquisti dalla Kiko. Poi sono passata da un negozio nuovo che c'è a Bologna, che si chiama VJ Con Make It. È praticamente ha quasi gli stessi prodotti della Kiko e anche i prezzi sono praticamente uguali. Ho provato a prendere un ombretto cotto, praticamente un Coral Sphere, questo è il 109. Anche le confezioni, come vedete, sono praticamente uguali, a parte che questo ha lo specchietto e questo è un grigio. L'ho usato bagnato, molto coprente, molto pigmentato, però c'è sì, ho preso solo questo, non c'è tanta scelta di colori, i rossetti ce n'è pochi, gli ombretti tendono ad essere molto polverosi, non è che mi sono garbati più di tanto. Ho provato questo per provarlo, ma boh. Non sono troppo convinta. Poi sono stata anche finalmente ho trovato. Allora, prima sono andata in centro all'UVS, ma lo stand era praticamente disfatto, distrutto, non c'era praticamente niente. Quindi sono andata a Merrill dietro la Coin e hanno un mega stand super fornitissimo, c'è tutto. E ho preso il trio di correttori Forget It,
dove ci sono questi bei tre colori, c'è verde, rosa e beige. Ancora non li ho provati, comunque mi sembrano abbastanza coprenti. Ho sentito anche parlarne abbastanza bene di questo. E questo l'ho pagato 2,99, una cosa del genere. Poi ho preso mascara blu, che ho bisogno di mascara blu, non ce l'ho. E questo si chiama Essence No Limit Eye Color Booster. È una mascara a volume. Questo l'ho pagato 0,99, sono dei prezzi assurdi la Essence. C'era anche viola e verde, mi pare. E non l'ho ancora provato, l'ho comprato oggi. Questo qui, ci ho visto, c'è anche il numero. Questo è 03 Rebel Head Heart. E poi ho preso una matita bianca, un cashmere bianco. Non ho una matita bianca, questa mi è sembrata molto scrivente. Questa è la 04 White, una cashmere pencil. E questa l'ho pagata 1,90. Una sciocchezza. Poi, altra cosina, sono andata al negozio a 99 centesimi e ho trovato queste due palettine molto carine di questa marca che non ho mai sentito e si chiama Essence Eye. Dunque, ho preso questi colori perché a parte erano bellissimi, poi quando sono arrivata a casa provato però a fare gli swatch e sono una cosa mostruosa. Sono pigmentatissimi. Tada! Questo azzurro assurdo, bellissimo. Poi c'è questo tipo grigio argento. Poi c'è questo azzurro un po' più chiaro. E questo praticamente un blu. Sono secondo me uno più bello dell'altro. Con l'applicatorino. Pennellino che non userò mai, però uguale. E poi questa qui con i colori praticamente neutri che mi piacciono a me. Anche questa sempre 99 centesimi. C'è un marrone, un beige, un abbastanza scuro, un rosa, un crema e un bianco. Volevo farvi specialmente vedere il bianco perché è scriventissimo. Questi li ho già provati, mi piacciono molto. La marca non so come sia, non la conosco, se voi li conoscete. Comunque mi è piaciuta molto specialmente questa blu, che è molto pigmentata. E niente, questi sono stati i miei acquistoni. Soddisfatto soprattutto per questi dell'Essence, finalmente li ho trovati. Niente, se avete domande, dovete chiedere qualcosa, fate pure sempre sotto. E niente che altro dire. Ciao ciao!